La Toscana ha una nuova legge sull'eloturismo. L'atto è passato a maggioranza e si raccorda con quanto previsto a livello nazionale. Nel documento anche aggiornamenti in materia di agriturismi. Dopo lo stop di 2 anni a causa della pandemia, Foiano della Chiana è pronta a celebrare il carnevale. L'appuntamento è in programma dal 5 al 19 giugno. 4, come da tradizione, i quartieri in gara. Prevista anche una sfilata notturna. Prima edizione a Cortona del NUM Festival, un appuntamento dedicato alla musica classica, ma che rappresenta anche un momento di formazione per giovani allievi provenienti da tutto il mondo. La Toscana adesso sull'oleoturismo è in pari con il resto del paese. Il Consiglio regionale ha approvato l'aggiornamento della legge che stabilisce per questa attività quanto già previsto per l'enoturismo. L'atto è stato promosso a maggioranza con 8 astenuti e 2 voti contrari. Il documento riguarda anche alcune normative che regolano gli agriturismi. Come ha spiegato il Presidente della Commissione Sviluppo Economico, Ilaria Bugetti, si interviene anche per modificare altre disposizioni della legge, al fine di tener conto di specifiche esigenze emerse per l'ospitalità in camere e unità abitative indipendenti, per favorire l'accoglienza di nuclei familiari, per lo svolgimento degli eventi promozionali e per le attività sociali di servizio per le comunità locali. Una proposta di legge che va ad integrare, ad arricchire il panorama e l'offerta degli agriturismi riguardo all'oleoturismo e anche all'enoturismo. In particolare si va a rivedere quelli che sono i posti letto, portando a 2 letti aggiuntivi per accogliere i nuclei familiari negli agriturismi. Si va a permettere la trasformazione di volumetrie in aggiunta agli edifici esistenti, quindi là dove non ci siano opere di urbanizzazione primaria da fare, quindi dando una mano alle attività agrituristiche, a consentire la somministrazione di cibi caldi per la degustazione dei prodotti tipici e a consentire anche la promozione di eventi sociali e di eventi di qualsiasi tipo nelle pertinenze e nella disponibilità delle singole aziende della Toscana. Recependo quindi quella che è un'attività importante per la nostra gastronomia, ma anche per il nostro turismo. La pandemia ci ha sicuramente offerto e arricchito questa immagine del turismo toscano, che è un turismo slow che va a valorizzare la ricchezza delle nostre colline e dei nostri territori. Questa legge in qualche modo va ancora e va incontro a quelle che sono le nuove esperienze e soprattutto va a regolamentare come si disciplina l'oleoturismo. Parte delle minoranze si è astenuta, pur ravvisando le buone intenzioni della legge, come hanno rilevato sia Alessandro Capecchi che Diego Ulmi, che ha motivato la scelta soffermandosi sulla legittimità di alcuni indirizzi. A questo proposito aveva portato una sua proposta di legge, che è stata respinta, come un altro suo emendamento in materia. Si tratta di interventi normativi molto attesi dagli operatori, perché ci sono alcune limitazioni dal punto di vista delle norme che non rendono facilissima l'attività per gli agriturismo, laddove si tratta soprattutto di ristrutturazioni di ambienti esistenti e anche di ambienti che ricadono magari con le aziende molto grandi e molto estese su territori limitrofi in comuni diversi. Quindi si è cercato naturalmente di semplificare e dall'altra parte anche di spingere l'oleoturismo, l'enoturismo, cioè tutte quelle attività collaterali alle produzioni agricole più pregiate della regione toscana, che garantiscono flussi turistici, ma un turismo lento che approfondisce, che staziona anche nella campagna bellissima toscana e che va a visitare le città d'arte. Sicuramente novità importanti, perché è stata approvata una legge, la 79, che in qualche modo favorisce l'attività agrituristica e l'oleoturismo. Noi ci siamo astenuti perché comunque non ravvediamo nella legge alcuni caratteri di legittimità e ovviamente abbiamo cercato di renderla tale con un emendamento, in particolare all'articolo 7.
che poi era sostanzialmente la nostra proposta di legge, che constava solo di un articolo e che partiva da un presupposto, il presupposto che l'agricoltura è in crisi, il delta di guadagno per un agricoltore tra ciò che spende e ciò che incassa è veramente risibile, per cui l'attività agrituristica collegata all'attività agricola era sicuramente un qualche cosa da fare e da svolgere. Il testo, portato al voto finale dall'Aula, era stato emendato dalla Commissione Sviluppo Economico, che aveva accolto le osservazioni presentate dalla Commissione Territorio e Ambiente. In maschera, fuori stagione, Fogliano della Chiana dal 5 al 19 giugno darà vita a una nuova edizione del Carnevale, il più importante a livello regionale dopo quello di Viareggio. Dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia, gli organizzatori hanno dovuto attendere ancora, ma poi hanno potuto dare il via ai preparativi. Questo Carnevale è un nuovo segno di ripartenza, ha affermato Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Al suo fianco Massimo Di Chiara, presidente del Carnevale, che ha illustrato il programma. Tra gli appuntamenti, una sfilata notturna, prevista l'11 giugno. Sono contento che la Presidente De Robertis abbia voluto questo momento qui in Consiglio regionale, che è anche un segnale di ripartenza, di speranza, vedere che i nostri territori tornino a vivere, che i nostri territori tornino a far conoscere le loro tante tradizioni. Il Carnevale di Fogliano è una delle più belle tradizioni che abbiamo nella nostra Toscana, fatta di colori, fatta di allegria, e devo dire dopo questo anno e mezzo difficile, 2 anni difficili, di pandemia, questi momenti servono, come dire, a ridarci speranza, e sono contento che abbiamo potuto lanciarlo qui in Consiglio regionale. Ufficialmente inizia il 5 e andrà avanti per 3 fine settimana, dove avremo la famigerata gara dei carri con le varie sfilate dei carri allegorici. Il primo, c'è la gara il 5 di giugno, poi dopo avremo un weekend che è compreso tra sabato e domenica, l'11 e il 12, e la conclusione il 19 con la lettura del verdetto. Facciamo anche l'11, che è un sabato, facciamo anche l'evento, i corsi mascherati in notturno. Avremo una serata che parte dalle 5:30 più o meno delle sfilate fino all'1 di notte. Questo è un po' il programma, che riprendere un po' il carnevale estivo che facevamo tutti gli anni all'ultimo weekend di giugno. In Palazzo del Pegaso erano presenti anche il consigliere regionale Lucia De Robertis e il sindaco di Fogliano Francesco Sonnati. Entrambi si sono soffermati sull'importanza dell'appuntamento per il territorio, evento che ha una valenza sociale, ma che è caratterizzato anche da un'intensa attività per l'allestimento dei carri. Questa è la capacità di un territorio di reinventarsi e di non rinunciare alle proprie tradizioni, alle cose che ama fare, che i cittadini sono affezionati. Un carnevale di tutto rispetto, non ci andremo con il cappotto, ci andremo con la maglietta a maniche corte, ma sarà comunque la presenza della regione insieme ai territori, a fianco di queste persone, perché noi vediamo sfilare un carro, ma ci sono dietro ore di lavoro, sacrifici, rinunce importanti anche di chi sta in cantiere piuttosto che in famiglia, quindi siamo contenti, significa che non avevamo sbagliato pensando che il carnevale fosse davvero importante per questo territorio, ma l'ho dimostrato reinventandosi in una stagione dove di solito si va al mare, non a fare sfilate mascherate. Arriva il carnevale, arriva parzialmente fuori stagione, perché noi l'ultimo fine settimana di giugno abbiamo sempre fatto il carnevale estivo. È chiaro che però in questa circostanza particolare era necessario assolutamente ripartire con questo termine ripartenza, forse abusato, però per noi è davvero un tornare alla normalità, e per quanto riguarda il comune di Fogliano della Chiana è qualcosa di assolutamente importante, oserei dire anche fondamentale, quindi far vivere ai nostri cantieristi, tutti dei 4 cantieri, Rustici, Nottamboli, Azzurri e Bombolo, la vita di cantiere, lavorare per il carnevale e riportare la gente in piazza e gli sfottò, che sono
il sale del carnevale è qualcosa di assolutamente utile, fondamentale e importante. Cortona, capitale della musica classica, almeno per una settimana, tra il 6 e il 12 giugno, quando il Centro Aretino ospiterà la prima edizione del Neum Academy Festival. A essere protagonista non sarà solo la sinfonia, perché sarà un'iniziativa dedicata al perfezionamento per 12 allievi provenienti da tutto il mondo, caratteristica evidenziata da Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. L'evento rappresenta perfettamente la mia idea di Toscana, quella che è in grado di tenere insieme la valorizzazione del territorio investendo anche su eccellenze come i ragazzi più giovani che stanno emergendo. A spiegare i dettagli è stata Nathalie Dentini, direttrice del festival. Tra gli artisti presenti, Quartetto Belcea, il violoncellista Alban Gerhardt e la violinista Stella Chen, ma anche docenti dell'Accademia, che è il cuore pulsante del progetto. Qui si tiene insieme esattamente la mia idea di Toscana, lo dicevo ora alla direttrice, tenere insieme la capacità di valorizzare il nostro territorio, la sua bellezza, l'arte, la storia. Cortona è uno dei borghi più belli della nostra regione e dall'altra investire sulle eccellenze, anche sui ragazzi più giovani che stanno emergendo, farli conoscere, valorizzarli. Ecco, sta qui l'idea di Toscana insieme al vicepresidente Casucci, che ringrazio davvero per aver voluto qui questo momento, vogliamo portare avanti una Toscana che tende sempre a guardare con speranza e ottimismo anche dopo questo tempo difficile. Un evento come questo è un evento che porta speranza e ottimismo, perché insieme tiene la valorizzazione dei ragazzi più giovani, dei nuovi talenti, con i nomi tra i più importanti del palcoscenico internazionale. Insomma, saranno davvero giorni importanti dal 6 al 12 giugno a Cortona, giorni in cui si può vivere la bellezza di un territorio insieme all'amore per la musica è quella bella. Sono 6 giorni di musica classica a livello altissimo in questo bellissimo borgo etrusco Cortona. Portiamo i nomi più grandi attuali, quindi ci sarà Quartetto Belcea, Alban Gerhardt, Stella Chen, tutti i docenti dell'Accademia. Parlo dell'Accademia perché il cuore pulsante del progetto è un corso di altissimo perfezionamento per 12 ragazzi che vengono selezionati in tutto il mondo e vengono proprio a Cortona, dall'Australia, dall'America, da tutta Europa, per partecipare a questo corso totalmente gratuito. E molti di questi ragazzi sono già all'inizio di carriere importantissime, incidono dischi, quindi veramente abbiamo un festival dove poter dare uno sguardo al futuro, quindi conoscere in anteprima i protagonisti della classica mondiale, ma anche conoscere e incontrare, ascoltare gli apprezzatissimi artisti di oggigiorno. Alla presentazione è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Casucci, originario proprio di Cortona, che si è soffermato sulle capacità del festival di esaltare il territorio e viceversa, connessioni evidenziate anche da Francesco Attesti, vice sindaco di Cortona. Per me è sempre un piacere e anche un'emozione presentare nel Consiglio regionale gli eventi che si svolgono nella mia Cortona. Posso dire che la mia Cortona è ben legata a festival nel corso del tempo e ora finalmente dopo il Covid si riparte alla grande con questo che è veramente un festival capace di portare grandi artisti di fama internazionale, ma anche ecco, di legare a questi artisti ecco, un esperimento, un approfondimento, un aggiornamento, un perfezionamento ecco, delle nuove generazioni, quindi la capacità di coniugare i grandi artisti ecco, con anche le nuove generazioni in un scenario straordinario che è quello di Cortona e di Sant'Agostino, che per chi come me cortonese ha un suo significato storico, didattico molto ben evidente. Quindi si riparte a Cortona e si riparte alla grande.
Abbiamo voluto riportare un grandissimo evento nella nostra città, ormai era tanti anni che non c'era più un appuntamento così importante con la classica a livello mondiale, internazionale, e il nome Academy and Festival sarà veramente un evento di cui ricorderemo, che vorremmo soprattutto potenziare negli anni a venire, quindi questo è di buon auspicio soprattutto per la ripartenza del turismo, la ripartenza della cultura, e quindi Cortona diventerà faro d'attrattivo rispetto agli altri paesi, e quindi speriamo davvero che la nostra prima edizione possa avere un grande successo.